Detto questo, non voglio difendere, come dire, il passato, sono qui per costruire il futuro. Anche a me mi considero un politico giovane, ormai ho 46 anni, quindi proprio giovane direi che non sono, anche se sono giovane. Puoi fare il capo dei giovani imprenditori della Lombardia. Farò il capo dei giovani politici della Liguria. Io spero che dalla Liguria possa partire anche un modello di nuova politica. D'altra parte, che qualcosa di eccezionale sia successo in questa regione è abbastanza chiaro a tutti. La sera delle elezioni in questa regione c'erano 240 giornalisti accreditati, non era mai successo nella storia di tutte le regionali precedenti, perché qua si stava costruendo qualche cosa che eccedeva, come dire, la scelta dell'amministrazione per questa regione, ma stava costruendo un modello politico. L'ho detto prima nel mio intervento. L'etica della politica è fondamentale, anche perché io non sono disponibile a lasciare nuovamente in questo paese la supplenza alla magistratura per quello che non fanno i partiti e le forze politiche. Quello che sta succedendo nella capitale, nel Lazio, ma che in qualche modo è successo in molte parti di questo paese, temo dovrà succedere ancora, è parte legato, come dire, a delinquenza individuale, su quella la magistratura ha tutto il dovere di intervenire e di farlo, spero, con celerità, cosa che non sempre accade, e anche con la dovuta serietà, altra cosa che non sempre accade. Ma i partiti politici hanno il dovere di rinnovarsi nel profondo, di rinnovare nel profondo le loro classe dirigente, rinnovare i meccanismi dello stare insieme, che poi sono quei meccanismi di selezione della classe dirigente di cui siamo chiamati a interrogarci tutti adesso. Io una risposta ora non ce l'ho, perché la vorrei costruire insieme a tante altre persone che oggi non fanno parte né di Forza Italia né della Lega né degli altri schieramenti politici, e spero che dall'altra parte facciano la stessa cosa, perché che si vada verso dei modelli anglosassoni di politica, di grandi conglomerati elettorali dove ci stanno dentro tendenze diverse. Negli Stati Uniti, dentro i repubblicani, ci sono i Tea Party, i neocon, ci sono cose che sono anche diverse tra di loro, ma che si trovano e trovano una sintesi nel programma. Noi dobbiamo trovare il modo di selezionare meglio nuova classe dirigente, giovane, ormai che sia arrivato il tempo dei quarantenni in questo paese, direi che lo diamo per assodato. Abbiamo un Presidente del Consiglio quarantenne, per fortuna c'è anche qualche altro quarantenne che sta cercando e trovando spazio.